Vede, Ministro, qui non è un problema di tempistiche o di leggi. Qui il problema è che lo Stato deve dimostrare autorità e autorevolezza nei confronti innanzitutto dei propri contribuenti, che sono quelli che pagano appunto tutti i servizi che lo Stato deve fornire, e autorevolezza nei confronti di quei dipendenti che si comportano, come abbiamo detto, in maniera fraudolenta, che utilizzano i loro incarichi in maniera per procurare corruzione, per procurare appunto una sorta di infedeltà nei confronti di tutti quei contribuenti che tra l'altro gli pagano anche lo stipendio. Qui noi dobbiamo dare delle certezze ai cittadini, quindi a quei funzionari che falsificano i documenti affinché qualcuno in maniera irregolare possa percepire la pensione. Ecco, a quei funzionari bisogna togliere la pensione, sospendere la pensione. A quei tecnici che dicono di lavorare presso l'ASL e invece sono nel loro studio professionale a fare la libera professione, devono essere radiati dall'albo, così come quei geometri che dicono di essere nell'ufficio pubblico, ma invece sono a casa loro a fare il frazionamento, fare gli accatastamenti. Bisogna radiarli dall'albo affinché non abbiano più la possibilità di lavorare. Grazie.